Chiudiamo con un'intervista realizzata dalla nostra Ilaria Tettamanti con l'assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, Simona Bordonali, che ci parla di due incontri particolarmente importanti dedicati alla protezione civile e alla sicurezza. Assessore Bordonali, parliamo di un vertice che c'è stato, si è svolto nelle settimane scorse a Palmanova in provincia di Udine tra i diversi assessori alla sicurezza e alla protezione civile. Che tipo di coordinamento avete deciso? Beh, sicuramente è stato un incontro, un vertice molto importante, la presenza del prefetto, capo dipartimento della protezione civile Gabrielli, nel quale sono emerse le criticità maggiori che noi assessori regionali incontriamo sul nostro percorso, ovvero la criticità maggiore è quella rappresentata ovviamente dei fondi che dovrebbero essere, soprattutto per quanto riguarda le emergenze, soprattutto per quanto riguarda l'intervento e la messa in sicurezza del territorio, delle risorse certe soprattutto, ma oltre a essere risorse certe, anche risorse che dovrebbero uscire dal patto di stabilità, perché nel momento in cui noi riusciamo a prevenire dei danni importanti al territorio e quindi a non andare in emergenza, è sicuramente una spesa importante, una spesa che previene spese sicuramente maggiori nel momento in cui si causa l'emergenza. Per cui questa è la proposta generale che è uscita da tutti gli assessori regionali al prefetto Gabrielli, che si farà, immagino, portavoce a Roma. Ce n'è una invece in particolare da parte della Lombardia? Beh, la Lombardia, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, che è la capofila, diciamo, nell'eccellenza della protezione civile, abbiamo messo in campo una nuova proposta, che è quella di ampliare a livello macro regionale la nostra forza, quindi i contatti già ci sono con Veneto e con Piemonte, ovviamente non si fermeranno solo con queste due regioni, ma visto le problematiche che riguardano il territorio e quindi la presenza del Po che attraversa anche l'area dell'Emilia-Romagna, una protezione civile più coordinata che venga impiegata a livello macro regionale. Nel frattempo però lei sta girando anche il territorio. La settimana scorsa, per esempio, è andata a Como, ha incontrato un gruppo di sindaci. Ci può fare anche il punto di questo incontro con ASL? Sì, ritengo che è essenziale per gli assessori regionali conoscere il territorio e incontrare le realtà con le quali ci si rapporta sul territorio. Quindi ho avuto inizio il mio tour tra le province lombarde, per ora Mantova, Como, poi ci saranno ovviamente anche tutte le altre province nelle quali sto incontrando tutti i sindaci del territorio. Prima di tutto per sollecitare i sindaci al loro ruolo, a far comprendere a meglio qual è il loro ruolo rispetto alla protezione civile, rispetto alle emergenze. Il sindaco è il coordinatore dell'emergenza, in caso di emergenza, di tutto il piano di pronto intervento e quindi deve essere consapevole di questo suo ruolo, ruolo nel quale assolutamente non è abbandonato. Infatti noi come staff, tutto lo staff tecnico del mio assessorato è a disposizione di tutti i sindaci del territorio per redigere i piani di emergenza là dove non ci sono o per aggiornarli là dove c'è la necessità di aggiornarli.